Sia Maggiore, grazie al nostro regista. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto il mio aiuto. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. All'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Luce del mattino. Lode, gloria a te. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode, gloria a te. Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegno? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città ad avvertire e dite: il maestro ti manda a dire, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici e mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà.
Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato.» Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto.» Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.» Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio.» E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea.» E Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai.» Gli disse Gesù: «In verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò.» Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare.» E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia e disse loro: «L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me.» E, avanzatosi un poco, si prostò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.» Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: «Non siete stati capaci di vegliare un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.» E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà.» E tornato di nuovo, trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti, e lasciateli lì, allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi. Ecco, è giunta l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina.» Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva detto loro questo segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo.» E subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì.» E lo baciò, e Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui.» Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa a mano la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 10 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbe la scrittura, secondo la quale così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio a insegnare, ma non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli abbandonatolo fuggirono, or quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote, ed entrato anche lui si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentavano due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: non rispondi nulla, che cosa testimoniano contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è il reo di morti. Allora gli sputarono in faccia, lo scaffeggiarono, altri lo bastonavano dicendo: indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una serva gli si avvicinò e gli disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ed egli negò davanti a tutti: non capisco che cosa tu voglia dire. Mentre usciva verso l'atrio lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, la tua parlata ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò e Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E uscito all'aperto pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi messero in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli risposero: che ci riguarda? Veditela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato il campo di sangue fino al giorno d'oggi.
Ora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, e presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù rispose: tu lo dici. E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: ma non senti quante cose attestano contro di te? Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito per ciascuna festa di Pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: chi dei due volete che vi rilasci? Quelli risposero: Barabba. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non teneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre di più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: non sono responsabile di questo sangue, vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi, sopra i nostri figli. Allora rilasciò Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve re dei Giudei. E sputandogli addosso, gli torsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere su la croce di lui. Giunti in un luogo detto Golgota, che significa luogo del clario, gli diedero da bere vino mescolato a fiene, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quinto il crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, e sedutosi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso.
è il re di Israele, scenda ora dalla croce, gli crederemo, ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto, infatti, sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù sentirono il terremoto e, visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Davvero, costui era il figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano ed esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare la roccia. Arrotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo, che era Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse, mentre era vivo, dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È stata una grazia poter ascoltare il brano della Passione secondo Matteo, ascoltare la parola di Dio e farla entrare attraverso il dono dello Spirito in ciò che provano i personaggi,
ciò che prova Gesù, stare accanto a Gesù, stare accanto a Pietro che piange perché non ha saputo essere fedele alla parola data, morirò per te, e poi lo tradisce. Stare accanto a Pilato che lo rende, non ha fatto nessun male di fronte a questo popolo che vuole uccidere il proprio Messia. Un sommo sacerdote che vuole la morte, che rifiuta Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio. E il tema che Gesù è re, che si rivela solo e finalmente sulla croce, così chiaro. L'Evangelista Matteo, se contate quante volte viene fuori re dei giudei o re, e questa rivelazione che arriva al suo culmine sulla croce e che troviamo sui nostri crocifissi, Gesù re dei giudei, la famosa scritta Inri, perché è la sigla in latino. E questo tema del re dei giudei si intreccia con quello della rivelazione del Figlio di Dio, che è il vero motivo della condanna. Proviamo a rientrare in ciò che ha vissuto Gesù. Non ci sono molte parole da aggiungere di fronte all'ascolto del passio, della passione di Gesù, proprio perché già vivere questo, ascoltare questo, farlo entrare dentro di noi, diventa fecondo, come ogni parola. E Gesù, in questo ultimo atto, dall'ultima cena fino all'ultimo respiro, ci insegna come stare di fronte al male, al male più profondo, a quello che ti vuole togliere la vita. Queste persone vogliono toglierlo di mezzo, perché si rivela per quello che è. E noi come stiamo di fronte al male, a tutta questa situazione, anche le tante altre situazioni, non solo il coronavirus, ma anche tante altre situazioni di male che emergono. E quindi stare accanto, rivivere questo momento con Gesù, ci dà la forza e la chiave per entrare a stare con fecondità di fronte al male. E questo è il problema. Noi possiamo stare di fronte al male più grande diventando anche noi ancora più arrabbiati, ancora più depressi, ancora più inerti. Oppure, e questa è la grande rivelazione e la grande speranza, come Gesù, imparando da Lui a stare di fronte al male da figli. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Questo abbandono è interessante. Colui che si abbandona, il figlio che si abbandona al padre totalmente, è l'abbandonato da coloro anche che gli vogliono più bene. Al versetto 56 del capitolo 26 abbiamo sentito: allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Noi pensiamo a noi stessi in questo momento, o pensiamo a stare accanto a Gesù? E la passione, il momento proprio della morte,
Matteo ci rivela come colui che è stato rifiutato, crocifigio e la condanna a morte. È il rifiuto del popolo di Israele, l'abbandono dei suoi, il rifiuto del popolo a cui è stato mandato dal Padre per rivelare il vero volto di Dio. E viene rifiutato. Anche un pagano come Pilato non vorrebbe condannarlo e si toglie lavandosi le mani di fronte a questa azione violenta del popolo. Questo re è condannato innocente, è condannato fra due ladroni, è dichiarato malfattore, re dei ladri. L'ultima tentazione del diavolo è potentissima. Da coloro che passano sotto la croce gli dicono: salve, re dei giudei, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E questa è la logica del diavolo, salvare se stessi. E capiamo molto bene in questa situazione che stiamo vivendo che non ci possiamo salvare da noi stessi. Dobbiamo fare un gioco di squadra. Anzi, l'attenzione a me diventa un'attenzione agli altri. E poi il grido forte, la nuova traduzione del 2008 sottolinea ancora più forte. Gesù gridò a gran voce, e lì è il grido. E poi Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. L'ultimo atto che fa Gesù è proprio quello di gridare. E sappiamo molto bene, chi conosce la Bibbia, che il grido del popolo di Israele di fronte alla schiavitù, di fronte al popolo, ai figli di Israele che gridano a lui, questo grido non rimane inascoltato. Ed è bello. E anche questo grido di Gesù, del figlio tanto amato, non rimarrà inascoltato. L'ultima cosa che ci tengo a sottolineare è proprio la come stare sotto la croce, come vivere questa settimana santa. Ce lo dice Matteo con la figura del centurione, ma non solo lui. Matteo sottolinea che anche le altre guardie che erano con il centurione dicono insieme: davvero costui era figlio di Dio. I pagani, visto che i giudei l'hanno condannato, il popolo di Israele l'ha condannato rifiutandolo, lo riconoscono. Noi vorremmo stare sotto la croce così, riconoscendo per quello che è, per quello che rivela. Vogliamo stare in questo momento rivelando con le nostre opere, facendo questo atto di abbandono come Gesù in questo momento. Noi non abbiamo strumenti, come ci dicono i dottori, noi non abbiamo strumenti per vincere questa malattia. E quando arriva il momento, ti dicono i dottori, e tante volte l'hanno detto in questi giorni, ci resta solo che pregare, affidati a Dio. E forse proprio in questo momento stiamo scoprendo anche noi, stiamo vivendo proprio questo, ci resta solo che abbandonarci a Dio. Tu solo puoi operare. Noi ci sentiamo inermi, inermi di fronte a questo grande male, ma noi confidiamo totalmente in te, perché noi siamo figli di Dio, ce l'ha rivelato Gesù. Questa è la settimana santa. L'augurio mio è che scopriamo la bellezza in Gesù e con Gesù di stare accanto a Lui e abbandonarci con tutta la nostra fiducia in Lui.
E ora affermiamo la nostra fede con il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo. L'opera dello Spirito Santo si è incarnata nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, rispetto alla resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero della redenzione del suo Figlio. Preghiamo assieme, diciamo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Custodisci la tua Chiesa, dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero. Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e i legislatori, conforta le vittime delle ingiustizie umane. Padre nostro, ascoltaci. Concilia chi dubita, aiuta chi vuol credere, guida chi è in cerca della verità. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri, conforta gli agonizzanti, dona speranza ai disperati. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità, difendi l'unità delle famiglie, dona ai giovani la gioia di lavorare per il tuo Figlio. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, oh Padre, la nostra preghiera nel giorno in cui celebriamo la passione del Signore, e donaci la gioia di partecipare alla gioia del tuo Figlio risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da te domani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, e di bene nostro e di tutta la sua santità. Preghiamo. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre colpe, ma per l'ottenga la tua misericordia. Questo unico e mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua resurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo assieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Presente in mezzo a noi con il suo corpo e con il suo sangue. E la vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, prese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice nel vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Siamo la tua morte e risurrezione. Preghiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua vita. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale nei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta, è Cristo che si dona con il suo corpo e con il suo sangue e con il suo sacrificio apre il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, che è lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore in comunione con il Papa Francesco, il Vescovo Gualtiero. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati, gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi in comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo assieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu e noi sulla potenza e la gloria di Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Che la pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. O Signore, non sei degno di partecipare alla promessa, ma di soltanto la parola che di te si possa conservare. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni, con la morte e resurrezione del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Affidiamo le nostre famiglie a Maria, cantando insieme il Salve Regina. Salve Regina.
Messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Si conclude qui la nostra celebrazione. Vi auguriamo una buona domenica delle palme e inizio di settimana santa. La nostra preghiera vi affida al Signore, vi affidiamo. In questa settimana ci vedremo martedì mattina in diretta da Capodacqua dalle 9 alle 12 e il prossimo appuntamento e per chi può logicamente e vi auguriamo una buona e bella domenica anche con questo sole. Ciao a tutti e un abbraccione virtuale, no, concreto. Ciao.